La nuova edizione di Italian's Got Talent è alle porte a condurre, per il terzo anno consecutivo, è la simpaticissima Lodovica Comello. Scopriamo qualcosa in più riguardo la sua vita. L'11 gennaio 2019 riparte in prima serata Italia's Got Talent, lo show italiano che vede sfidarsi concorrenti di ogni tipo per la conquista del podio. Oltre ad una rosa di eccezione sul fronte dei giudici, da quest'anno Federica Pellegrini e Mara Maionchi, torna a condurre Lodovica Comello, per il terzo anno di fila. Lodovica Comello nasce a San Daniele del Friuli, Ud, nel 1990. La giovane attrice e danzatrice udinese inizia la sua carriera come parte del corpo di ballo nei musical Il Mondo di Patty, Il Musical Più Bello e Antonella in Concerto. Successivamente, all'età di 22 anni, ottiene popolarità grazie al ruolo di Francesca nella serie TV spagnola Violetta, prodotta dal 2012 al 2015. Lodovica Comello, vita e carriera dopo Violetta. La forte componente musicale della serie televisiva Disney permette a Lodovica di consolidarsi come cantante, pubblicando album e singoli molto apprezzati dai giovanissimi. La vera svolta è però nel 2015, quando Lodovica intraprende il Lodovica World Tour, un tour dedicato ai suoi primi due album, Universo e Mariposa, che registrano il tutto venduto a Roma. Nello stesso anno conduce Italia's Got Talent, dove viene apprezzata dal pubblico per la sua spontaneità e simpatia. Seguendo la scia della fama, Lodovica conduce nel 2016 Singing in the Car su TV8, uno dei primi game show musicale su automobile, Kid Got Talent, sempre su TV8, insieme a Claudio Bisio. Punta alla vetta cinematografica con i film Poveri ma Ricchi, 2016, e Poveri ma Ricchissimi, 2017, diretti entrambi da Fausto Brizzi. Da settembre dello scorso anno conduce A Me Piace su Radio 105. Nel 2015 Lodovica si sposa in rito civile con il produttore argentino Thomas Goldskind, conosciuto sul set di Violetta. In un'intervista rivela che il suo è un matrimonio romantico, che prevede dei bambini nel suo futuro ma non vuole accelerare i tempi, concentrandosi prima sulla carriera artistica. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.